L'HZ è superato. Le pillole dell'esimio professor Kim Tai di Nanchino ringiovaniscono eccezionalmente. Mi scusi, dottore. Sì, scusa. E di che? No, mia moglie sa benissimo che io non la tradirei per nessuna ragione al mondo. Ah, certo, si dice sempre così, ma poi salute. 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 No, un momento. Ma che hai? Non ti senti bene? No, 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 mi sento benissimo. No, dice... Beh, oh, buttala via, eh? Basta! Non l'ho mai vista in questo stato. Adesso esageri, copriti! Oh. Qui t'arrestano, sai? Eh? Scusa! No, mica che non sei caruccia, ma... Scusate, un attimo solo, eh? E adesso dove se ne va? A trovarsi una bella gibbona. Te l'ho detto che è un iperteso. Sorry. E questi apparecchi moderni? Già, questi ventilatori. Che freddo! Che freddo! Buonasera. Prego, signore. Di qua? Da questa parte. Forse a Lubiana, ci sono stato 3 mesi con la mia guarnigione. Mai stata a Lubiana. Forse a Pechino? No, a Bangkok, come ha detto militare. Lei conosce da molto il dottor Pasqui? Suo genero, ci sono andato alcuni giorni fa per un leggero disturbo. Per il suo sguardo assassino. Ah, quel grazioso visino. Odè! 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 Cosa sono questi capricci, eh? Me ne vado. Andiamo, su, ritorni in albergo. No, da quel brutto non ci torno più. Brutto? Ma perché brutto? Cosa le ha fatto? Cosa mi ha fatto? Niente. Ah. Non mi ha nemmeno toccato. Ma allora? Non voglio vederlo mai più, più presto. Odè! Bene. Odè! 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 Sì, certo. Ha ragione lei. È un brutto, ecco. Ma non intendevo offenderla. Si è comportato così perché è un fa distratto. Sa com'è, è uno scienziato. Oh, ne conosco tanti di scienziati e anche di onorevoli. Sono anche peggio degli altri. Sì, va bene, ne parleremo dopo in albergo. Andiamo. No, mi lasci! No, Odetta! No, con che faccia mi ripresento in albergo? Anch'io ho una reputazione e stanotte sono stata disturbata. Le prometto che il dottore farà tutto il possibile per riabilitarla. Già, e se poi non lo fa? Beh, non so, potrei riabilitarla io. Ma via, cosa c'entra lei? Non è mica mio marito. Ma scusi, se ho tenuto in braccio lui, posso tenere in braccio anche lei, no? Su, andiamo, non perdiamo tempo. All'hotel delle Terme. Mi viene un'idea. Perché non prova a farlo ingelosire, eh? Con quell'americano, quel Braxton, per esempio, è anche un bell'uomo, no? No, è lui, il dottore, che deve riabilitarmi spontaneamente. Altrimenti me ne vado. Sì, certo. Però dopo... Oh, dopo. Vedremo.
se le fa piacere. Per esempio, anche il vetturino. Mi raccomanda lei, eh. Sì, 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 va bene, tu pensa a guidare, animale. Dottore, anzi, caro Nino. Allegro, colonnello. Chiamami papà. Ma sì. Capisco l'allegria, ma mi pare esagerato. T'ha detto niente la mamma? Quale mamma? Tua suocera. Ho detto, è mia figlia. La figlia del colonnello. Dobbiamo festeggiare. Ov'è la mia piccina? Sono 20 anni. 20 anni che la cerco. Quando si dice che la vita è romanzo. Nino. Sì? Nino. Allora? L'ho convinta a tornare. Oh, meno male. Però vuole essere riabilitata. Ah! No, senti, Nino, ascolta. Guarda. Salute. Nino. Un camiciotto. Nino, ascolta, Nino. Devi collaborare un po' anche tu. Una volta sola, che cosa ti fa? Fai conto di prendere una medicina. Chiudi gli occhi e butti giù. Io sono medico e le medicine le faccio prendere agli altri. Grazie. Ma ragiona, Nino. Sii comprensivo. In fondo è per te, no? Permette, sorella. Nino, allora sei uno stupido, scusa, sorella. Una medicina, come ho detto, non si rifiuta mai. Mi fai una rabbia se fossi al posto tuo. Nino! Nino, eccola qua. Nino! Ehi, Nino! Un pochino di vento. Un po' di vento. Sarà meglio rientrare. Sì, rientriamo. Nino! Eccola qua. Bellissima! Come mi piacerebbe levargliela! A chi lo dice? Ma cos'è questa storia di nonno e di zio? Ah, niente, è per via di quell'americano. Un tipo losco. Corre dietro a tutte le donne. Un tipo losco? Già. Di questi tempi è piuttosto un tipo raro. Andiamo. Nino! Ci sono 2 agenti di polizia che ti cercano! Bisogna riconoscere che il dottor Pasqui sa scegliere. Come si permette lei di importunare le signorine per bene? Lei è un pappagallo! Dove andiamo? Al commissariato. Mi scusi, ci deve essere un errore. Già, lo credo anch'io. Questa è la carrozza della signora Pasqui. Appunto, la signora Pasqui sono io. No, guardi, sono io. Ah, ho capito. Lei deve essere l'altra, l'amica. Eh già, se lei è la moglie, io non posso essere che l'amica.
Da quanto tempo è l'amante di mio marito? E lei mi dica, da quanto tempo è la moglie del mio amante? Ma... No, stia calma. Non turberò più la sua pace domestica. Davvero? Ha ragione, sa? Gli uomini sposati danno un sacco di seccature. Ma poi ce ne sono tanti. A proposito, in albergo c'è un americano ricchissimo. Un momento. Potrei pregarla di non preoccuparsi tanto del mio avvenire? Come vuole. Oh! Scusi, è ancora qui il dottor Pasqui? Sì, signorina, è qui. È venuto a visitare qualcuno? A visitare? A marcire in galera, vorrete dire? Vada, signorina, aspetti un momento. Grazie. Ero nel parco. Quel brutto mi ha salita e mi ha sedotta. No, è la terza. Aspetta, Silvia! Cara, lascia che ti spieghi. A me? Spiegati con tua moglie. E beh, e mia moglie non sei tu, scusa. Moglie? Mantenuta, vuoi dire? Lo sa tutto l'albergo. Silvio, c'è almeno tu, cerca di capire. Vuoi sapere perché io sto qui con una donna? Lo vuoi sapere? Perché sono un marito fedele, credimi. Io so soltanto che mi hai tradito con tre donne. Una francese, un'americana e uno scorfano. Incidenti, dolorosi incidenti. Tu sei l'unica donna della mia vita. Ah, ti sbagli. Da questo momento io sono una donna di vita. Ma che fai? Sei impazzita? Copriti! Chi non mostra non vende. Il padrone del negozio sono io e qui non si vende niente. Ehi, coraggio, signori, al miglior offerente. Coraggio, venga, venga, ma... signore. Silvia! Anche lei. Guarda, coraggio, ti proibisco, Ma dai, dai, questi non c'hanno una lira. Venga, anche lei, signore col trombone. No, no, su e giù, via, no, su e giù, vada via lei. No, giù e su. Dov'è il capobanda? Ma cosa guarda? Cosa guarda? Cosa guardate? Silvia! Silvia! Ancora un po' di gin. Oh, ma cosa fai? No, no, no. Troppo. Falla brava, non ti muovere, Nino! Carrozza! Sono fuori servizio, aspetto una signora. Allora.